L'abbiamo sognato, l'abbiamo idealizzato, atteso e bramato e finalmente possiamo annunciarvi con orgoglio il frutto di tanta passione e di tanto lavoro. Una novità assoluta a San Valentino Torio, la città degli innamorati, è pronta al taglio del nastro per Outdoor Film Festival, il primo festival all'aperto di film e serie TV in Italia, che nasce come un grande atto d'amore a San Valentino Torio. Oggi pomeriggio, a vivere una serie infinita di emozioni, dal red carpet a star mondiali, potresti esserci tu fino al 2 luglio. Infatti tutti i comuni dell'agro nocerino sarnese non solo potranno vivere il sogno americano, e come recita una delle belle frasi dedicate al festival da parte della macchina organizzativa, l'associazione Soffermiamoci, permettetevi di entrare in questo mondo, permettetevi di toccare con mano un sogno che ormai è diventato realtà, non ci resta che fare il conto alla rovescia. Saranno 4 giorni dove il cinema mondiale arriva a San Valentino Torio con l'Outdoor Film Festival. Sono tanti i nomi, da Michael Keaton John, regista di fama internazionale che ha diretto fra gli altri Leonardo DiCaprio. Insieme a lui Maria Sole Di Maio, protagonista a soli 17 anni del lungometraggio Il diario di Carmela e del celebre ruolo di Speranza Altieri nella fiction Un posto al sole. Luca Cantore d'Amore, storico e critico dell'arte, uno delle principali voci del giornalismo artistico e cinematografico, autore di un romanzo di recentissima pubblicazione, L'estetica del decanter, da Gina Amarante a Davide Merlo, dal professore Amendola, insomma tanti nomi importanti e tanti gli appuntamenti importanti per 150 film che arrivano da 34 nazioni differenti, giudicati in una prima fase dall'organizzazione interna, e solo 13 hanno raggiunto le semifinali, e dalla giuria d'onore ne verranno selezionati solo 6 che concorreranno al festival e saranno giudicati in quest'ultima fase.